Milan. Invece noi adesso, in questo momento, affrontiamo Stefano Gavaglia di Milan Caffè 24. Ciao Stefano, buonasera, benvenuto. Ciao, grazie, grazie dell'invito. No, grazie a te, direi io. Allora, partiamo forte. Dudelange Milan, brevemente, cosa ne pensi? Come arriva il Milan a questa partita? Beh, una partita ampiamente alla nostra portata, ovviamente. Il Dudelange ha forse un paio di cose, non dico a suo vantaggio, ma insomma di peculiarità. È alla 13ª partita stagionale, se non ho fatto i conti, perché è partita dalla Champions League, dove è stata eliminata dal Videoton, e poi ha fatto tutta l'altra fila dei preliminari di Europa League e in campionato. Ed è una squadra dunque che fisicamente, insomma, può avere una buona gamba. Naturalmente questo non ci deve assolutamente preoccupare, perché il Milan non può avere paura di questa avversità. Poi è una squadra che segna abbastanza, che fa segnare, ovviamente. Quindi ci sono, in queste 13 partite solo una volta abbia fatto 0 gol, per cui ci sono le premesse per una buona partita. Per noi è una partita che ci può permettere di mettere subito bene la qualificazione, anche in ottica campionato, perché poi quando tu ti qualifichi presto in Europa puoi pensare di amministrare un po' l'energia in campionato. Gattuso ha fatto una scelta nuova, frutto dell'esperienza, ha lasciato a Milanello molti giocatori perché lo scorso anno li vedeva molto affaticati, e quindi la gestione quest'anno sarà diversa. Questa può essere una buona partita come livello di testa per mettere. Sono il Dudelange, avversario di questa sera per quanto riguarda il Milan. Invece noi adesso, in questo momento, affrontiamo Stefano Gavaglia di Milan Caffè 24. Ciao Stefano, buonasera, benvenuto. Ciao, grazie, grazie dell'invito. No, grazie a te, direi io. Allora, partiamo forte. Dudelange Milan, brevemente, cosa ne pensi? Come arriva il Milan a questa partita? Beh, una partita ampiamente alla nostra portata, ovviamente. Il Dudelange ha forse un paio di cose, non dico a suo vantaggio, ma insomma di peculiarità. È alla 13ª partita stagionale, se non ho fatto i conti, perché è partita dalla Champions League, dove è stata eliminata dal Videoton, e poi ha fatto tutta l'altra fila dei preliminari di Europa League e in campionato. Ed è una squadra dunque che fisicamente, insomma, può avere una buona gamba. Naturalmente questo non ci deve assolutamente preoccupare, perché il Milan non può avere paura di questa avversità. Poi è una squadra che segna abbastanza, che fa segnare, ovviamente. Quindi ci sono, in queste 13 partite solo una volta abbia fatto 0 gol, per cui ci sono le premesse per una buona partita. Per noi è una partita che ci può permettere di mettere subito bene la qualificazione, anche in ottica campionato, perché poi quando tu ti qualifichi presto in Europa puoi pensare di amministrare un po' l'energia in campionato. Gattuso ha fatto una scelta nuova, frutto dell'esperienza, ha lasciato a Milanello molti giocatori perché lo scorso anno li vedeva molto affaticati, e quindi la gestione quest'anno sarà diversa. Questa può essere una buona partita come livello di testa per mettere in mostra anche chi gioca meno. Ovviamente il Milan 2 onestamente non mi entusiasma, perché certo, abbiamo ancora molte incognite, abbiamo Castiglieco che avrà un'occasione ottima per mettersi in mostra, ma che fondamentalmente ha fatto due dribbling con la Roma e basta. Abbiamo Bertolacci e José Mauri che non giocano da un anno, eccetera eccetera. Per cui insomma vediamo. L'atteggiamento mentale, quello che conta, è molto più facile preparare Real Madrid piuttosto che Milan Dudelange, anche perché la mentalità è stata il problema di queste tre partite, perché fondamentalmente abbiamo visto tre Milan molto diversi in questo inizio di stagione. Senti Stefano, io voglio leggerti anche quella che è la probabile formazione, ma a quanto pare sarà anche quella che verrà confermata. Reina tra i pali, e ti dico, l'acquisto di Reina, secondo te quale obiettivo ha, quale scopo ha? Ma è stato acquisto che sembrava dovesse escludere Donnarumma, quindi poi vedi come si fanno presto i calcoli, i conti senza l'oste. In realtà è un acquisto ottimo per lo spogliatoio, però noi non possiamo sempre dire che questi acquisti sono utili per lo spogliatoio. Cioè, Reina su me è un ottimo portiere, di sicuro affidamento, e secondo me è giusta anche un po' l'alternanza, insomma, tra Italia ed Europa, per far tenere tutti sulla corda, per cui l'esperienza europea è dalla sua, certamente.
sono quasi più tranquillo di quando c'è Donnarumma a questo punto, è una battuta, però insomma va bene così. Ecco, poi invece la difesa si schiera con Abate, Caldara, Romagnoli e Laxalt. Attenzione, è la prima volta che Caldara e Romagnoli giocano insieme in una gara ufficiale con la maglia rossonera, escludendo la nazionale. Cosa ne pensi di Caldara? Beh, Caldara è un ottimo acquisto. Io però devo dire una cosa, sia a Vinovo, o insomma alla Compinassa, insomma i centri della Juve, o a Milanello quest'estate quando si facevano i collegamenti, sentivo tutti i giornalisti dire ma la Juventus ha perso un acquisto di prospettiva, però ha recuperato Bonucci, ma il Milan ha un acquisto giovane di prospettiva. Cioè, rendiamoci conto che c'è un errore, cioè Caldara ha 24 anni se non sbaglio. Ecco, io non voglio fare paragoni insulsi, però Varane a 24 anni ha già vinto 4 Coppe dei Campioni. Questo per dire che non è un acquisto di prospettiva. Cioè, noi abbiamo bisogno di certezza, abbiamo una squadra giovane che deve crescere, però Caldara mi aspetto e spero che sia già una certezza. Mi è dispiaciuto un po' questo fatto per cui, è anche normale, però questo fatto per cui lui deve abituarsi a giocare da una difesa 3 a una difesa 4, secondo me potevamo prendere qualcuno che era già pronto per giocare alla difesa 4. Quindi questo è la scoccia il rodaggio, no? Non ho capito, scusa. Dico, ti scoccia un po' questa fase di rodaggio? Ma sì, ma è una fase di rodaggio normale, cioè per carità, non passa, abbiamo giocato 3 partite stagionali, certo. Però c'è questo fatto di dire che si deve abituare a una nuova difesa perché non abbiamo preso uno che potesse essere pronto subito. Poi naturalmente la trattativa era di rientrare Higuaín, rientrare Bonucci e tutto quanto, però assolutamente contento e spero veramente che sia a me difensori giovani o comunque maturi e italiani forti, non piacciono tanto come Romagnoli, quindi sicuramente ci abbiamo guadagnato, speriamo che entri in pianta stabile e che rimanga. Ecco, poi ti chiedo anche di Laxalt, perché a quanto pare qui secondo Sky è inserito nella linea difensiva, quella della probabile formazione. Laxalt al Milan, cosa ne pensi? E quelle poche volte che l'abbiamo visto all'Opera, che impressione ti ha fatto? Ma sembra che funzioni più da subentrato, perché come entra questo movimento di gambe, insomma, veloce, salta l'uomo così, però sono tutte apparizioni fugaci che abbiamo visto. Onestamente Laxalt credo che all'Inter non abbia giocato mai un minuto, no? Ma non mi vorrei sbagliare, e comunque viene dal Bologna e dal Genoa sostanzialmente. Cioè è un acquisto sull'ottica di quelli che sono fatti negli ultimi anni, poi senza dubbio può risultare utile, però come dico io, insomma, il Milan 2 ancora mi lascia un po' a desiderare, ma secondo me la scelta di farlo giocare è giusto, perché poi Rodriguez credo venisse anche dalla nazionale, poi è stato anche secondo me ingiustamente criticato, perché Rodriguez il suo compito l'ha sempre fatto, per cui sono sempre perché questa gente parli sul campo. Sulla carta dico io, ecco, non abbiamo giocatori insomma di grandissima esperienza o che vengono da top club come potevamo avere una volta quando avevamo il Milan 2 che somigliava al Milan 1, ecco. Però speriamo che faccia una buona partita, sicuramente è un test importante anche per lui, anche perché è un giocatore che ha bisogno di campo, cioè giocare esterno, cioè giocare terzino sulla corsa, secondo me lui ha bisogno di campo sicuramente, può esaltare di questa sua velocità di gambe certamente. Poi adesso arriviamo al reparto, quello con più star, diciamo. Allora, Bertolacci, José Mauri e Bakayoko. Partiamo da Bertolacci, perché se non sbaglio io qui ho visto in chat una considerazione su Bertolacci. In poche parole ti chiedo, ma Bertolacci può ancora dare qualcosa di importante al Milan, oppure è veramente un giocatore da mettere lì in panchina al massimo, fargli portare le borracce tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo? La seconda che hai detto. Argomentami un po' anche. No, cioè, mi dispiace perché, allora, rientra sempre negli affari Galliani preziosi, non ce lo dobbiamo dimenticare. L'abbiamo pagato 20 milioni, era un buonissimo giocatore in quel momento, però l'ultima partita che ha fatto è stata col Bologna quando abbiamo vinto 3-0 a maggio del 2017. Non siamo riusciti a piazzarlo perché quest'estate non credo fosse destinato a rimanere. Credo che però forse Gattuso avesse insistito su di lui, quindi se lo sa lui lo sa meglio di me. Però onestamente vediamo un Milan che possiamo vedere solo in questa partita qua, perché se onestamente affidarsi a Bertolacci diventa un po' duro, però speriamo di smettisca ovviamente. Certo.
Certo. Invece poi per quanto riguarda José Mauri o José Mauri, insomma, le pronunce sceglietele voi. Ma è il discorso più o Lo meno stesso, simile, insomma. lo Anche stesso. lui era un bravo giocatore al Parma, infatti quando arrivò, cioè, non era scarso, però Anzi. poi onestamente lui non gioca dallo Scandia, quindi dalla partita di un anno fa con lo Scandia, per cui sono. Ti chiedo, ma secondo te, se si potesse dare un po' più spazio a José Mauri, potrebbe essere una riserva importante? Cioè, da subentrato alla Larsalt, per intenderci, potrebbe fare anche lui la differenza? Ma lui ha sempre fatto il subentrato, ma non, sai, si gioca in 11, quindi è molto difficile trovare spazio per tutti. Cutrone è stato un subentrato all'inizio praticamente, ed ha reso diversamente, quindi secondo me o si bravo, non lo sai, secondo me entra tutto nell'ottica di giocatori che dovevano essere piazzati, che non sono stati piazzati e che stasera si ritrovano a giocare, ma secondo me non è tanto la formazione titolare quanto le riserve, cioè secondo me si può, ed è un lavoro che ovviamente va fatto nel tempo, inserire anche due o tre elementi di spessore, seppur da subentrati, perché questo livello mi sembra un po' indietro. Naturalmente spero sempre che mi smentiscano, questo lo dico non per criticare, ma spero sempre che non sia così, però onestamente io mi ricordo una partita con l'Alessandria in Coppa Italia di José Mauri, credo sia entrato. Credo fosse inguardabile anche, fosse stato inguardabile anche quella sera lì, ma insomma, speriamo bene. Ecco, poi Bakayoko invece ti lascio tema libero perché sinceramente non so cosa chiederti. L'abbiamo visto talmente poco. Attenzione, i tifosi già lo criticano Sì. per 15 minuti con il Napoli ed è già scandalo per intenderci. Ma lui aveva fatto una grandissima stagione al Monaco, era stato conteso da tutti in Europa. Il Chelsea lo ha preso, e probabilmente al Chelsea, io seguo molto la Premier League, ha preso anche una stagione un po' storta. Mi stupisce il riscatto, cioè io mi auguro che questa persona renda, perché se noi dobbiamo spendere 40 milioni l'anno prossimo per riscattarlo, vuol dire che questo gli vale. Onestamente ho molti dubbi anche su questo. Sai, le stagioni vivono sempre di momenti, per cui magari ci sono i momenti, ci sono le 10 partite consecutive dove Cutrone è decisivo, le 10 partite consecutive dove Bakayoko non si può togliere, però sono sempre dei fuochi di paglia, bisogna trovare gente che sia un pochino più affidabile. Però ripeto, sono passate 3 partite, per cui non si può criticare uno Certo, per un quarto d'ora a Napoli, cioè non lo posso sapere, vedremo cammin facendo. poi velocemente perché siamo in conclusione per il tuo spazio. Borini, Higuaín, Castillejo. Partiamo da Borini, uno che non trova pace. L'anno scorso terzino, attaccante, ma dove gioca questo? Ma guarda, Borini a me non dico che piace, però io sono fa parte di una categoria di giocatori che stimo molto perché danno sempre tutto. Ha giocato da esterno d'attacco, ha giocato quando si è fatto male Conti, è andato nel 5 di centrocampo all'inizio dell'anno scorso. Poi ha fatto l'esterno a Napoli d'attacco, però con scarsi risultati. Però ha fatto qualche gol, non ha mai fatto mancare il suo apporto. Quindi mi dispiace un po' per lui, però ovviamente. È un jolly e jolly rimarrà. Certo. Per quanto riguarda invece Castillejo, stesso discorso, non possono due dribbling con la Roma aver fatto un giocatore. È vero che è un giocatore che è molto abile a puntare, a saltare l'uomo, perché l'anno scorso è stato quello che ha avuto una media dribbling molto alta in Spagna, però anche qui siamo nel campo delle incognite. E poi Higuaín in attacco. Qui c'è, secondo me, è una lacuna, perché tre punte, e molti lo hanno detto, tre punte per tre competizioni, 2 punte per tre competizioni sono molto poche. Quindi secondo me bisognava intervenire, perché vedi, poi si è fatto male Cutrone e non abbiamo probabilmente un attaccante all'altezza Certo, di questi certo. due. Secondo me si poteva fare di più sul mercato. Quella di Higuaín e Cutrone è una lacuna, cioè non avere un terzo giocatore che poteva farci molto comodo, soprattutto stasera, per far rifiutare anche Higuaín, perché Higuaín fa un lavoro poi totale, quindi il dispendio di energia di Higuaín è molto elevato. Certo. Ultima, siamo su Milan Caffè 24, Stefano. In primo piano c'è Gattuso, non andiamo in Lussemburgo in gita. Su questa frase ti chiedo un pronostico, questa sera, Dudelange Milan, un pronostico secco. Ma non sono molto bravo a fare. Spero finisca come Ludogorets l'anno scorso, quindi 0-3, dai, speriamo bene.
Ok, Non sono molto bravo nei pronostici, non li amo molto, però ti ho fatto questo regalo. va bene, grazie Stefano, quindi noi ti Grazie a voi, ringraziamo, buona grazie. serata. Grazie, grazie, forza Milan, ciao. Ciao, ciao.